Sono ormai da quando è iniziato il girone di ritorno che sono tutte finali, ma se andiamo a guardare gli scontri adesso, indubbiamente l'inizio del girone di ritorno, un po' per tutte le squadre che stanno lì in classifica, nei primi 6 posti, era fondamentale mantenere certe distanze, perché adesso ci sono tutti gli scontri diretti, quindi può capitare di pareggiare, perdere una partita, la domenica dopo la vinci e approfitti di un passo falso di una diretta concorrente impegnata in scontri diretti, quindi ce ne sono veramente tanti. Era importante mantenere una distanza per i primi posti, addirittura siamo riusciti anche ad accorciare di un punto con l'Altamura rispetto a fine girone d'andata, però è chiaro che la partita ad Andria diventa una partita importante, non decisiva, importante per quello che può essere il prosieguo. Ma sicuramente una Fidelis che recupera il giocatore più importante, Strambelli, che risulta essere decisivo. Se andiamo a vedere le partite della Fidelis Andria con lui in campo, è chiaro che è un giocatore che fa pendere la bilancia sempre da una parte, quindi dobbiamo essere molto attenti in tutto, però la Fidelis non è solo Strambelli, è una squadra ben fatta, ben costruita, ben allenata, quindi c'ha tanti giocatori importanti, è una squadra che lotta per vincere, lotta in una piazza che con la Serie D ha poco a che vedere, quindi cioè, ci sarà un grande pubblico, ci aspettano, sanno che noi stiamo cercando di fare qualcosa di straordinario, loro vorranno interrompere la nostra corsa, sappiamo i loro punti forti, mancheranno a loro 2 giocatori squalificati, Russo e Sassanelli, che peraltro è andato anche via. Però hanno una rosa sicuramente così numerosa da poter tranquillamente mettere in campo la migliore formazione possibile. Noi cerchiamo di andare lì e continuare a fare quello che abbiamo fatto in queste 20 partite, in queste 21 partite, cioè avere la nostra idea, che non è mai facile mettere in campo, noi ci sforziamo ogni domenica e è chiaro che cercheremo di portare a casa un risultato importante per continuare a far sognare anche i nostri tifosi. Pinto bene, ha recuperato bene, ha avuto soltanto una contrattura domenica, si è allenato solo martedì, è stato fermo, ha recuperato, un giocatore che è in piena forma, quindi sarà sicuramente utilizzabile domenica. Ah, noi siamo in questo momento, abbiamo raggiunto una maturità e l'abbiamo dimostrato per poter schierarci in diversi modi, domenica abbiamo giocato anche a 5, quindi i ragazzi hanno piano piano preso coscienza di cosa significa essere gruppo, di cosa significa essere concentrati anche negli allenamenti, perché poi quella concentrazione la riporti la domenica e per noi fare un allenamento a 1000 significa riportarlo poi la domenica. I moduli sono poco importanti, noi abbiamo una determinata intensità, abbiamo una determinata idea di gioco che rimane comunque la stessa al di là del modulo. Ma noi sappiamo di dover andare in uno stadio importante, una tifoseria di grandissimo livello, con dei numeri importanti a livello di presenza allo stadio, ma ci teniamo ben stretti i nostri tifosi perché quando giochiamo qui al Tursi, e domenica ne è stato l'esempio, diventa una vera e propria bolgia in grado di trascinare questi ragazzi. Sicuramente ci saranno i nostri tifosi, ci faranno sentire ed è un motivo in più per dargli un'ennesima soddisfazione perché fuori casa, quando poi esci dalle spogliatoie e vedi tanta gente che fa tanti chilometri, lascia le proprie famiglie, ti dispiace ancora di più non dargli una gioia. Quest'anno ne abbiamo date tante, come l'anno scorso, ci mancherebbe altro, anche fuori casa, e cercheremo di fare qualcosa di straordinario domenica.